Poi dice che uno non deve avere il tiraculo perché non siamo andati ai mondiali. Bella Italia con un avversario fastidioso, un avversario che ha buoni giocatori, un avversario che ha un buon allenatore, sostenuto alla grande dalla sua tifoseria. Il calcio ungherese, diciamo che è in ascesa. Poi pensiamo a noi. Bella partita, bella vittoria, visto quando uno sente la maglia, eh? Io continuo a pensare che Italia-Argentina, l'Italia in campo non c'era. Sì, d'accordo il valore degli argentini, ma 10-11esimi era con la testa in ferie, quel giorno là. Ora qualcuno mi dirà, ma era l'Ungheria, e una volta è l'Ungheria, e una volta è la Germania che è modesta, modesta un cazzo, intanto oggi ha battuto l'Inghilterra, e con noi ha giocato con i titolarissimi, quindi. E meritavamo di vincere noi. E certo, il tiraculo per la mancata qualificazione al mondiale c'è. Anche se, vedete, io quando si parla di ripescaggio, a me dà il cazzo. E questo sperare. E l'altra volta si sperava nell'intromissione del governo del Perù. E stavolta c'è il discorso dell'Ecuador. Però stavolta, a differenza dell'altra volta, non lo so, ho come uno strano presentimento. Ma non voglio dire niente. Non voglio dire niente. Non sarebbe giusto, premettiamo, non sarebbe giusto. Ma ho come strano presentimento. Però diciamo che per quelli che dicevano è un torneo di cazzo, un torneo di cazzo, un torneo di cazzo. Come la Roma, come la Conference League della Roma, come l'Europa League che snobbiamo, che abbiamo snobbato per decenni, che non vinciamo da, che si chiamava ancora Coppa UEFA. Oggi la nazionale mi è piaciuta, bel gioco, begli schemi, bella azione. Finalmente si è tornato a tirare in porta. Attoria in porta, e quando si tira in porta si guarda caso si fanno i gol. Gran gol Nicolò Barella. Vedete che non è un crimine tirare da fuori area. Vedete che non è un crimine calcistico tirare da fuori area. A volte si segna, a volte si segna. Oh raga, io non vedevo un gol della nazionale con un tiro di potenza da fuori, che era Italia-Ucraina del 2006, il gol di Zambrotta. Cioè è da allora che non vedo un gol da fuori area dalla nazionale io. Di potenza, cioè prima ancora bisogna risalire a Dino Baggio, ai mondiali del 94. Bisogna risalire prima ancora. Quanto male ci hanno fatto i giuochisti, quanto male, quanti danni hanno fatto in Italia i giuochisti. E poi il secondo gol, Politano, splendido dribbling sulla destra, palla al centro per il compagno che viene incontro, che si inserisce, è gol. Il calcio, lo diceva un certo Johan Cruyff, la cosa più difficile è giocare con semplicità. Giocare con semplicità. Ecco, noi giochiamo semplice, si gioca bene, si vince. E il giorno in cui capiremo che noi non dobbiamo copiare nessuno, noi non abbiamo da copiare nessuno, perché noi siamo 4 volte campione del mondo, una volta campione olimpico, 2 volte campioni d'Europa. Noi non abbiamo nulla da copiare da nessuno. E abbiamo vinto non so quante coppe. Dietro spagnoli e inglesi ci siamo noi. E nonostante 20 anni praticamente che si pratica il digiuno a livello europeo, le nostre squadre di club, eppure dietro spagnoli e inglesi ci siamo noi. Ma questo a sentire, vallo a dire i giornalisti giochisti. Vallo a dire i giornalisti giochisti. Vabbè, non ne parliamo. Comunque, parlando dei singoli, ottimo Barella, bene Politano, bene Gnontoma. Gnonto deve fare una cosa. D'accordo provare la giocata, ma ogni tanto passalo il pallone, perché quando l'hai passato hai fatto vedere belle cose. Bene Calabria,
bene Donnarumma naturalmente, bene Bastoni. Come vedete, i talenti in Italia ci sono, basta farli giocare. Chi sono stati i trascinatori? Bastoni e Barella, che giocano nell'Inter, che fino a un paio d'anni fa uno giocava a Parma e l'altro a Cagliari. Come vedete, i giocatori italiani stanno, non mi venite a cacare il cazzo, ma se Sassuolo chiede 50 milioni, raga, Zerbin, quei 5 minuti che ha giocato, a me è piaciuto. Personalità, cazzo, gioca nel Frosinone. Gioca nel Frosinone, io a quanto pare non lo so. Mancini ha qualche linea telepatica con me quando dicevo dopo Italia-Argentina, chiamali dalla Serie B, chiamali dalla Serie C, ma basta con i finti malati. Basta, basta, basta. Raga. Nessuno mi toglie dal cervello che dopo Italia-Argentina qualcosa nello spogliatoio è successa. Qualche sedia è volata in aria. Ne sono sicurissimo. Ne sono sicurissimo. E ha fatto bene fa Mancini a mandare a cagare definitivamente chi si comporta in questo modo. Le partite della nazionale vanno giocate tutte, non mi cacate il cazzo. Ma è la Nation League, ma è la Nation League, ma ringraziate che c'è la Nation League. Ringraziate, se lo sai che palle. Fino al prossimo europeo. Sai che palle. Per 3 anni, per 2 anni fino al prossimo europeo. Ringraziate che c'è la Nation League. E non quelle inutili, oggettivamente inutili amichevoli. Visto il calendario fitto delle squadre di club. Niente, mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi. Spero che il messaggio di Mancini sia arrivato a chi deve arrivare. Ora, raga, sabato ci aspetta una partita che definire difficile è poco. È poco. Si va in Inghilterra, al Molyneux di Wolverhampton. È inutile dire che questi ci aspettano col coltello fra i denti. Uno, perché 2 partite hanno fatto 0 punti. Se non ci battono, rischiano davvero di retrocedere. E due, perché per quel che è successo a luglio dell'anno scorso, ovvio, perché gli abbiamo tolto praticamente un europeo di mano, quindi raga, ci staranno aspettando col coltello fra i denti quelli lì. È inutile dire che è una partita che mi ricorda molto, non so se la ricordate, quel Francia-Italia di qualificazione all'europeo. Di 2 mesi successivo alla finale mondiale, come ci stavano aspettando i francesi quel giorno là che perdemmo 3-1 e male, e così ci aspetteranno loro. Noi abbiamo una nazionale in tutto e per tutto sperimentale, una nazionale che si deve fare, una nazionale che si spera torni a essere se stessa, che si speri non cada più in certe pause, che alla fine sono quelle che ci sono costate il mondiale. Raga, le partite vanno giocate tutte, 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 e bene, possibilmente bene. Cos'altro si può dire? Il tiraculo per non andare ai mondiali c'è, però il fatto che ci sia la Nation, a differenza della Russia, ci sia la Nation League questo mese. E il fatto che si giochi a novembre, fra novembre e dicembre, quando noi potremmo comunque goderci la Serie B, la Serie C, comunque non siamo a digiuno di calcio. Quindi, raga, anche se penso che noi pazzi come siamo, qualche amichevole andiamo a organizzare, vabbè. Diciamo che ci pesa di meno, perché il prossimo anno ci sono le qualificazioni europee, le finali di Nation League, poi c'è l'europeo, poi ricomincia un'altra Nation League e le qualificazioni al mondiale che stavolta, cazzo, dovremmo centrare, ne andranno qua in 48, cazzo, se non ci andiamo stavolta, sotterriamoci che è meglio. A mio parere, sarà molto difficile ripetere l'europeo che abbiamo fatto, l'europeo che abbiamo fatto l'anno scorso. Secondo me l'obiettivo a lunga scadenza a questo punto deve essere il mondiale 2026. Deve essere quello, ma non solo parteciparci. Cioè, là, ragazzi, negli Stati Uniti dobbiamo andare per vincere.
si gioca in Stati Uniti, Messico e Canada, anche se prevalentemente si giocherà negli Stati Uniti, diciamo. Là dobbiamo andare per vincere, ragazzi. Lì è inutile, lì si deve andare per vincere. Perché avremo i Donnarumma, i Barella, i Bastoni, i Chiesa, i Raspadori, gli Scamacca. Qualche dubbio ce l'ho in difesa, onestamente. Cioè, vabbè, anche se c'è Bastoni che mi dà ampie garanzie. Ragazzi, lì arriveremo con questi giocatori nel pieno della maturità. Lì è inutile dire, lì dobbiamo andare a prenderci il mondiale. Ragioni in ottica 2026, l'europeo sarà molto difficile, molto difficile. L'obiettivo deve essere il 26 a questo punto. A proposito di mondiale, a breve vi allieterò, con i 40 anni dei mondiali dell'82, a breve vi allieterò con un video che non so se farlo in più parti o fare un vero e proprio podcast che dura un'ora e più. Perché ragazzi, ho tanti e tanti aneddoti miei personali, oltre che di quel mondiale, che dai, vi allieterò, dai, iscrivetevi al canale.